Benvenuti a questo nuovo episodio di The Incipit. Vi invito a mettere le cuffie e prepararvi per questa nuova avventura. Io sono Giuseppe e vi guiderò nelle storie create da molti autori su un sito chiamato The Incipit. Non credo che ci sia più bisogno di spiegarvi che cos'è The Incipit. E dunque direi di andare direttamente alle prossime storie. Mi è stato detto da un precedente autore, letto nell'ultimo episodio, di provare a leggere qualcosa che appartiene alla storia da cui è estratto il personaggio trattato, e dunque ho scelto di cogliere l'invito e vedere un po' che cosa c'è in questa storia. Ma direi che ho già detto abbastanza, quindi andiamo avanti alla prossima storia. Leggeremo quindi La meraviglia di doverti raggiungere, di Fenderman. Della storia ci dice, perlomeno di lui: sono Ottavio Nicolò, scrivo da alcuni anni, ma da sempre lo faccio, solo per me. Su Amazon trovi i miei racconti e i miei romanzi. Sono innamorato della scrittura, per la magia che muove, per la fantasia che alimenta e di cui si nutre. Il bello del racconto è la totale irrealtà e inconsistenza, anche se dalla nostra vita trae la linfa vitale per esistere. Raccontami quello che vuoi, ma fallo bene. Questo è il motto. Non devi essere credibile, devi solo essere vero. La trama di questa storia è: immaginate di essere sordi e di non volervi arrendere. Palmira potrebbe insegnarvi qualcosa. Abbiamo già visto uno dei personaggi che sarà presente nella storia. Non vi dirò qual è, così sarete costretti a guardarvi gli episodi precedenti, ma in realtà leggeremo la storia comunque subito dopo. Riprendiamo quindi da dove tutto è iniziato. La storia è La meraviglia di doverti raggiungere, di Fenderman, e il capitolo è intitolato Il colloquio. ANAL, Agenzia Nazionale per l'Avviamento al Lavoro. Così c'era scritto sulla targa dorata fuori dal 42 di via Siena. L'acronimo era uno schifo, ma ne parlavano bene. Pare che gente lì trovasse lavoro senza troppe difficoltà. L'ufficio era un coso tutto metallizzato già da fuori, tanto che avevi paura di prendere la scossa solo a suonare il campanello. Se accendevi il telefono, però, dopo esserti prenotato, loro ti vedevano arrivare sul tablet e non avevi nemmeno bisogno di suonare. Al tuo avvicinarti si apriva automaticamente la porta ed eri dentro. Successe proprio così a Palmira quel giorno in cui andò lì. Il tablet, la prenotazione e tutto il resto le andavano benissimo, visto che era sorda, sì, sorda davvero, e non poteva parlare al telefono. Non voleva però rinunciare alla sua indipendenza economica e quindi si propose. Era disposto a tutto. Anche a sposare il capo ufficio pur di avere un cazzo di lavoro che durasse qualcosa di più di una settimana, e quella sembrava l'occasione giusta. La colse una specie di valletto simil guardia giurata, con una faccia da stronzo che non ti dico. Era muto, meno male, perché tanto lei non avrebbe sentito quello che diceva. L'accompagnò all'ascensore che, quando le porte si chiusero davanti a lei, partì automaticamente verso un piano imprevedibile. Palmira si sentì come una gallina che inizia il suo percorso in una fabbrica di pollo trancifritto e surgelato. L'importante, però, pensò, era non porsi domande, ma aspettare gli eventi. Il metallico, lucido sollevatore si fermò. Le porte si aprirono e un corridoio bianco latte con moquette variegata al peperoncino la introdusse, privi a pochi passi, a un ufficio aperto, di quelli senza porte, dove c'erano due tipe con le scrivanie affacciate una di fronte all'altra, tutte e due uguali sputate. Chignon, occhiali, taglier grigio, perla con motivi a quadretti. Una differenza. Quella a sinistra si voltò a considerarla, mentre l'altra rimase indifferente. «Gaudio?» disse quella. «Sì», rispose la ragazza. «Venga, lasci la borsa. Ah, il Green Pass, sì? Ok, lo metta qui». Palmira era a disagio. Guardò l'altra donna mentre la sua era sparita dietro la porta che aveva davanti. Notò che quella si mangiava le unghie e aveva uno strano rossore sul collo. «È infelice», pensò. «Si vede che vorrebbe essere altrove. Si mangia le unghie e si gratta il collo ogni 5 minuti. Non vorrei essere al suo posto. Ma forse sì. Farei qualunque cosa per il suo comodo posto al caldo d'inverno e al fresco d'estate e lo stipendio fisso. Vabbè, dov'è andata questa?» La donna in grigio ricomparve dopo un minuto. Sembrava scocciata. «La routine», pensò la ragazza e la perdonò per la malgrazia.
Quella la introdusse nell'ufficio e la fece voltare così che aveva ancora la porta in faccia, seppure stava dalla parte opposta. Silenzio. Non accadeva nulla. Passarono 30 insensati secondi e poi, finalmente, una faccia da cavolo con il parrucchino giallo fece capocella a sinistra della sua spalla a sinistra. «Uè, ragazzuola, sei sorda?» disse il tale. «Sorda?» «Sì, certo, lo sono», rispose lei. «Sorda? E che ci fai qui?» Palmira era sorda dall'età di 9 anni per via di una malattia improvvisa e implacabile. Negli anni aveva però imparato a leggere il labiale e capiva perfettamente cosa le si dicesse se vedeva l'interlocutore. «Io cerco lavoro, capito?» «Cazzo! Davvero?» «Certo. Che vi fermate alla prima difficoltà?» «O forse era certo che vi fermate alla prima difficoltà?» Il tipo, riuscito esempio di prototipo di venditore di auto di Palm Springs, mise per un momento da parte i suoi principi e si approssimò a studiare quella minorata fisica deficiente che aspirava a un lavoro. «Un lavoro qualsiasi?» chiese. «Sì», disse lei. «Fatti vedere», disse lui, e la girò prendendola per un braccio. Fare sesso con una minorata non gli era mai capitato, ma questa poteva essere l'occasione giusta. Soppesò il soggetto, ne misurò a occhio la circonferenza, seno, vita, cosce, e la fece accomodare sulla scrivania, in piedi e piegata con la faccia appoggiata al piano. Dopo un attimo disse: «Comoda?» Lei non sentì. Aspettava l'evolversi degli eventi. «Comoda?» ripeté lui, postando la sua faccia a filo tavolo davanti a lei. Aveva degli strani occhi a palla che facevano capolino da dietro gli occhiali. «Levami le mani dal culo», rispose lei, «prima che ti spezzi un ginocchio». «Ehi, sorda! Fai la difficile!» «No, io sono normale, quello strano sei tu». «Alzati, va! Mi hai rotto il cazzo!» «Di già! Pensa se fossimo sposati», disse lei. Lui si attaccò all'interfono, voleva cacciarla via, ma lei lo bloccò in tempo per dirgli senza testimoni: «Trovami un lavoro, stronzo, e non ti denuncio. Chiama la tipa là fuori e sei morto». «Sei una tosta, vieni dalla strada, cos'è? Non ti piace il...» «Mi piace moltissimo, ma non sono in vena, e poi tu non sei il tipo d'uomo adatto a fare certe cose». «Cioè? Che cazzo vuoi dire, stronza?» «Voglio dire... voglio dire che tu sei piuttosto un adatto a temperare matite, ecco, quello». E così si conclude questo primo capitolo della meraviglia di doverti... mi sono dimenticato il titolo, scusate. Di doverti raggiungere. Molto divertente, è la prima cosa che mi viene da pensare. E abbiamo scoperto qualcosina in più già solo con questo capitolo, per poter capire meglio quello che accadrà nel prossimo capitolo che leggeremo e nella prossima storia. Ritorniamo quindi a Personaggio in prestito di Ottaviano, che ormai mi pare di aver capito sia la stessa persona. Il capitolo è Il fattaccio. Anna era in ritardo e non era normale. Anna Maria invece era arrivata in ufficio da un pezzo, favorita da una fiabesca sequenza di eventi straordinari, quali sentire per una volta la sveglia e indovinare tutti i semafori verdi. Entrando era stata accolta dalla bonaria malagrazia di Deborah, l'addetta alle pulizie, che invece si era trattenuta troppo, sedotta da una delle telefonate che abitualmente scroccava. Quando fu sola, accese il PC e lesse la posta. Una email di Paride delle 6:34 recitava: «Tardo una mezz'ora». Anche lui, pensò. Che tipo però, si alza all'alba per decidere di fare tardi. Bah, comunque c'è tempo, e poi il primo appuntamento di oggi è con un antipatico. Peggio per lui. Come mai però Anna non arrivava? Ora la chiamo. Detto fatto, la chiamò, proprio più volte, ma inutilmente. Come piccoli stupidi lemming, gli squilli cadevano nel vuoto in una sequenza ansiogena che nessuna voce veniva a interrompere. Dopo una mezz'ora, puntuale sul ritardo, arrivò Paride, baciò la ragazza sulla bocca, con passione, cosa insolita quell'ora, e aggiunse: «Darling», poi si infilò nell'ufficio per affacciarsi subito a chiedere: «E Anna?» «Boh», rispose lei facendo spallucce. Lui disse: «Ah», e sparì di nuovo. La ragazza pensava: «Quante cose strane oggi.
Adesso la chiamerà, lei non risponderà e allora si affaccerà di nuovo e... Eccolo! Le è successo qualcosa, disse Paride. Successo cosa? Disse Anna Maria allarmata. Senza Anna in ufficio era perduta. Non so cosa, però perché se la chiamo mi risponde un vicino di casa? Quel cretino balbettava e non ci ho capito niente. Senti, lei non abita lontano, vado a vedere. Oggi qui comandi tu, mi raccomando. Ho dimenticato il telefono a casa, prestami il tuo così ti faccio sapere. Speriamo, pensò Anna, che non vada a spiare la cronologia. Se scopre che sono fidanzata, magari ci rimane male. Paride uscì. Le sbuffò, studiò le unghie fucsia perfette e si buttò su YouTube. Rosetta, quel mattino, era uscita presto, prima del solito, per via di Isabella che aveva indovinato un bell'orario per fare capriole nella sua pancia. Povera Isabella, era eccitata. Percepiva l'ansia di mamma, quella che l'accoglieva ogni volta che l'altra sua figlia, Palmira, dormiva a Villa Chimera. Sulla via del ritorno, in via Asti, a un isolato da casa, la donna notò uno strano movimento. Un'ambulanza. I curiosi intorno all'ingresso del severo palazzo Umbertino numero 5 e la polizia che arrivava a sirene spiegate facendo pensare una disgrazia. Lei conosceva di vista un paio di quelli che abitavano lì e allora si avvicinò. C'erano tutti quelli che ci dovevano essere, pensionati, vecchietti in copia, ragazzetti in gazzarra e il portiere in mezzo che dava tutte le spiegazioni che andavano dal non so al che va ne fotte. La polizia si fece largo e la figura tozza di uno che comandava, seguito da quella snella incazzata di altri due in divisa, lo prese sotto braccio e con lui si infilò nell'androne del palazzo. Tutto si sarebbe aspettato Rosetta, ma non certo di sentire una che diceva «È Anna la segretaria dell'ANAL!» e un'altra che aggiungeva «ANAL? Ma che è l'agenzia? Quella di via...» A quel punto si mise in cerca del cellulare nella borsa degli oggetti dispersi. Un tipo volle aiutarla e insieme, tieni tu che cerco io, riuscirono nell'impresa. Subito iniziò una breve chat con Palmira. «Conosci Anna dell'ANAL? Sono davanti a casa sua, le è successo qualcosa?» «Davvero? La conosco!» «Chiamo Paride, fammi sapere che succede!» Palmira inviò un messaggio alla posta dell'ufficio. Rispose subito a Anna Maria, che le riferì quel poco che sapeva e ne sapeva meno di lei stessa, visto che Paride non si era ancora fatto sentire. Però le scrisse anche del telefonino dimenticato e a quel punto Palmira, non sapendo che fare, attese che Agatha Rottermeier tornasse dall'asilo dove aveva accompagnato Carlotta e la mise al corrente. Quella, scocciatissima, non fece domande, non aveva voglia di parlare con lei. Poi, visto che era già vestita, senza pensarci due volte prese il telefono di Paride e uscì. Poco dopo irruppe all'ANAL, senza neanche salutare, e sbirciò nell'ufficio del marito e poi chiese acida «Hai scoperto dove sta quel genio del tuo capo?» Anna Maria, incerta, pensò di cavarsela dicendo «Ma come, non lo sa? Sta a casa di Anna, naturalmente, conosce Anna?» Intanto, sul luogo dell'incidente, le cose si mettevano un binario alla lunga percorrenza. La polizia notò un tipo molto agitato davanti alla porta della donna, mentre quella veniva portata via in codice rosso. Non abitava lì e quando spiegò di essere il suo capo fu subito invitato a favorire in caserma. Se un marito da sospettare non c'era, c'era però, guarda te, un datore di lavoro meglio di niente. Rosetta dalla scena vide solo il finale. L'uomo, indicato come il colpevole dagli informatissimi presenti, evitò sì il linciaggio texano, ma dovette infilarsi in auto e restarci fino al segnale del poliziotto che significava «Segua la mia macchina». E così termina questo capitolo di Personaggi in prestito. Cominciano a delinearsi un po' i personaggi unendo le due storie. Quindi riusciamo a tirare fuori alcune cose da una storia e dall'altra. Sarà interessante proseguire questo racconto doppio e così esplorare meglio questi personaggi. Abbandoniamo questo racconto e cambiamo musica per andare ad un'altra avventura che abbiamo lasciato in sospeso. Tratta di Attraverso l'erba alta, di Er Pirata Peloso. Il capitolo di oggi è Compagni di bevute. Tenterò di leggerlo come un'altra volta con una voce solenne da vecchio. Vinnar piaceva molto essere al centro dell'attenzione. Una nota del suo carattere che gli aveva causato non pochi problemi con i maestri della scuola della Corporazione di Maghi di Specularum, dove il ricco padre lo aveva fatto studiare. «Bevete, amici miei! Brindate i miei compagni d'avventura insieme a me!» Detto questo, Vinnar indicò platealmente un tavolo dove sedevano due uomini poco più che ventenni come lui,
Uno, intento a mangiare con pochi riguardi per il Galateo, e l'altro, scuro in volto, che osservava con malcelato disprezzo l'intera scena. Gli occhi di quest'ultimo si incrociarono per un istante con quelli di Vinner, che per poco non cascò dallo sgabello per un eccesso di risa. L'uomo accigliato diede di gomito al suo compagno impegnato a mangiare, cercando di attirare la sua attenzione. Si voltò verso di lui e inorridì alla vista dell'altro, intento a mangiare come se fosse il suo ultimo pasto. La volta barbariccia e nera era completamente unta e sporca. La sua testa rasata era arrossata, così come le sue guance, per la troppa birra bevuta, e le cicatrici che ne rigavano il volto e il cranio erano anche più rosse del solito. Riuscì solo a pronunciarne il nome con tutto il disprezzo possibile. Elemor! L'uomo barbuto, sentitosi chiamato in causa, sollevò lo sguardo ma senza mollare la presa sul grosso stinco di maiale che stava dentando. Gli occhi azzurri del suo amico erano fissi su di lui, i lineamenti belli ed eleganti erano tirati, così come la bocca, e irrigidita in una sborfia di disgusto. I capelli biondo scuro, tagliati a scodella, e la tonsura tipica del suo ordine clericale gli davano un aspetto serio che stonava totalmente con l'atmosfera goliardica che regnava nella locanda. Elemor, sentendosi in imbarazzo, provò a rivolgersi in qualche modo al suo compagno di tavolo. «Cosa c'è, Silimar?» con il risultato di sputacchiare quello che stava masticando sul saio che ricopriva la cotta di maglie del suo amico. Il chierico, esasperato dal gretto comportamento del suo amico, si ripulì velocemente il saio con la mano, socchiuse gli occhi e respirò profondamente per ritrovare la calma. Dopo qualche istante si rivolse di nuovo a Elemor. «Ti pare, giusto, che Vinnar stia sperperando il nostro premio in un modo così immorale, dopo tutti i rischi che abbiamo corso per prendere quel mago rinnegato?» Elemor sorseggiò la sua birra per mandare giù il resto del boccone per evitare di ripetere l'incresciosa figura appena fatta con il suo amico. «Senti, Silimar, sai bene com'è fatto Vinnar. Ormai sono 2 anni che ci muoviamo insieme. Vuole farci conoscere per farci trovare qualche buon contratto. Sarà anche pazzo, egocentrico, ma su queste cose non sbaglia mai. Rilassati e goditi la serata». Detto questo, si sollevò facendo forza con le braccia sul tavolo, che scricchiolò sotto quella spinta. Sollevò il suo boccale e urlò con quanto fiato aveva in gola: «Vai, Vinnar! Fai vedere a questi bifolchi come ci si diverte!» E dopo aver bevuto la birra rimasta, salutò tutti con un sonoro rotto, per poi tornare a mangiare il suo stinco di porco. I più dei presenti nella locanda non diedero peso a quelle parole. Chi invece si sentì offeso ci ripensò subito, decidendo che era meglio godersi la birra che gli era stata offerta. Silimar osservò il suo amico, il giovane guerriero, anche senza armatura incuteva un certo timore. Non era altissimo, ma le spalle larghe e le braccia robuste erano un buon deterrente per qualsiasi malintenzionato. In più di un'occasione, Elemor aveva subito attacchi che per altri sarebbero stati letali. Per permettere a lui e a Vinnar di lanciare i propri incantesimi in sicurezza, le cicatrici che portava sul volto e sulle braccia ne erano la prova. Improvvisamente, Silimar fu scosso dai suoi pensieri. Un uomo era arrivato alle sue spalle senza che lui se ne rendesse conto e aveva richiamato la sua attenzione. «Ehi, chierico. Io sono abbastanza stanco di questo casino. Penso di andarmene su nella nostra stanza.» Era Sanan, lo scassinatore del gruppo. Silimar sapeva benissimo che non era un semplice scassinatore. Sanan era cresciuto nella gilda nota come la Società Velata, un gruppo di ladri e assassini senza scrupoli. Ma Sanan di scrupoli se ne faceva fin troppi e alla fine era fuggito via. Ed era stato proprio Silimar a offrirgli un rifugio, facendolo lavorare come inserviente nel tempio dove stava concludendo i suoi studi. Quando infine Silimar scelse la via della strada per ufficiare il suo servizio clericale, Sanan lo seguì senza pensarci troppo.
Il chierico si girò lentamente verso il ladro, il suo volto era a pochi centimetri dal suo, la sua carnagione chiara e gli occhi allegri gli davano un aspetto gioviale che mal sintonava con le sue reali abilità. «Vai pure», rispose preoccupato Silimar. «Io rimango per evitare che Vinnar sperperi tutto il nostro denaro». Poi, preso da un'improvvisa preoccupazione, aggiunse con tono concitato: «Porta su anche quell'Elfling scavezzacollo con te». E così termina questo capitolo. È inutile leggere quali saranno le prossime possibilità, poiché non avremo opportunità di cambiare la storia. Saremo costretti a leggerla così com'è, ma è interessante comunque. Vorrei leggere un altro capitolo, ma per oggi il nostro tempo è terminato. Come al solito, in descrizione trovate tutti i racconti e tutti i link per poterli raggiungere. Vi invito eventualmente, se vi sono piaciuti questi racconti, a considerare anche quelli che vengono citati nelle descrizioni degli autori. Quindi andate su Amazon e nel caso date uno sguardo alle loro storie. Io direi che per oggi è abbastanza. Spero di avervi intrattenuto e di avervi divertito con queste letture. Se vi è piaciuto il video, lasciate come al solito un commento e un mi piace e ci vediamo al prossimo viaggio.